Bentornati ragazzi in questa prima parte di Murdered Soul Suspect. Come potete vedere riprendiamo da dove abbiamo lasciato la parte introduttiva, ossia abbiamo finito di parlare con la bambina fantasma, mercoledì sbarra Mirtilla come l'ho chiamata io, e niente, adesso prima di andare avanti io già vi avviso che cercherò di perlustrare ogni angolo del gioco. Sia perché io gioco così, non sono abituata ad andare subito al punto, ma la prima volta che faccio un gioco cerco di, insomma, di guardare tutto, di esplorare tutto, è il mio modo di giocare, quindi massimo metterò insomma, degli appunti dove si va avanti tecnicamente con la storia principale, se voi siete dei tipi che andate, insomma, direttamente al punto. Ecco qua, adesso ritorniamo, mi sa, alla parte, insomma, iniziale del gioco dove c'è il Vedere nostro il proprio corpo. corpo in mezzo a una strada è come fissare uno specchio senza distogliere lo sguardo. E così realizzi di non saper più distinguere la realtà dal riflesso. Sì. Mi sa che gli farà male o comunque una strana sensazione. Sì, bella idea, Baxter. Comprometti le prove. Rinforzi? E chi li vuole i rinforzi? Non avresti dovuto provare a essere uno di noi. Che stronzo, eh? Questo è stronzo Eri dall'inizio. davvero un povero figlio di puttana. Ai ai ai. Signore. Toh, mi Ehi, fa ehi, 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 piacere, mi fa. Baxter! Ehi! Torna a raccogliere le testimonianze. Più forte glielo Forza. dovevi dare. Sì, e sono io lo stupido? Questa scena non è sua, tenente. Prego, porga i suoi rispetti e vada via. Sì, non sarà la mia scena, ma il caso è mio. Sarà mio domani. E il giorno dopo. Fin quando non lo troviamo. Non dimenticartelo, sergente. Ecco. Seguo solo gli ordini del capitano. È la procedura quando un membro della famiglia. Ah, era un parente. Bene. Si prenda il suo tempo, tenente. Ho perso il conto delle volte che avrei voluto vederti morto. Toh. Fammi un favore, canaglia. Di a Giulia che mi manca. C'è il fratello di Giulia, Lo allora. sa, Rex. Lo sa. Devo scoprire le tracce dell'assassino prima che sia tardi. La morte di un ex criminale. Ok, iniziamo a indagare. Un'occhiata al taccuino di Stewart per scoprire Un'occhiata al cosa taccuino di sanno. Oh, Stuart di per nuovo scoprire caduto. cosa Che sanno. strano. Sì. Qua c'è una L'ha testimone. visto. Ha ucciso quel tizio per strada. Questi qua non si sa cosa. Vorrei sapere di Non cosa si sa stanno cosa stiano parlando. dicendo. E infatti anch'io. Devo vedere se Devo hanno trovare trovato degli nuovi indizi. indizi sull'assassino. Raccogli gli indizi per risolvere il caso. Interagisci con l'ambiente e i personaggi. Bla 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 bla. Torna sulla Questi scena del indizi crimine, l'abbiamo dovrebbero dirmi fatto. No, qualcosa. visione in prima persona non mi piace completamente. Togliamo in terza. No, c'era un'ispezione. Violenza eccessiva. Mi ha picchiato, mi ha gettato dalla finestra e poi mi ha sparato. Chiunque sia il mio assassino, di sicuro mi voleva morto. Pistola di riserva, quindi aveva due pistole. Mi è proprio servita.
ultima sigaretta. Finalmente direi di aver smesso, più o meno. E beh, infatti, continuo a fumare. Topo, siedi, che figo! Possiamo osservare quello che ci circonda attraverso gli occhi dei vivi. Gli occhi. E mamma mia. Consegnare a Rex il rapporto della scientifica. Inquiline scomparse. E l'unica arma che c'era era quella di Ronan. Quindi ci fa presupporre che l'assassino non aveva un'arma. Ah, ho sbagliato. No, ho sbagliato di nuovo. E quindi per forza... Calma. Per forza l'ultimo. Beh, tutto vediamo qua. Leggi nel pensiero. No, mi ha sbloccato anche l'obiettivo. Leggiamo nel pensiero anche questo. Non ci credo, c'è un cadavere lì a due passi. Anche questo qua. Stiamo perdendo il controllo. Tanta segretezza. Non sanno che un po' di pubblicità li aiuterebbe? No, questa ragiona proprio come una giornalista. Come faccia. Torniamo là, se ce la faccio. Vediamo. Ah, era questa, beh. Non sono le altre due, quindi. L'assassino mi ha ucciso con la mia pistola. Perché non avevo un'arma? No, un distintivo qua, ci siamo beccati. Chissà cosa succede se non trovo okay. Tutte. Cioè, non riesco a ad indovinare subito. E quindi perdiamo tutti i distintivi. Sì. Comunque, per il momento, vediamo qua. Signorina, mi sente? Ha smesso di parlare. Origlia. Nota taccia, Robinson, Gea. Pazzesco. Ronan, non ci posso credere. Non capisco, che ci faceva qui? Se l'è cercata. No, questo è proprio stronzo, se l'è cercata. Ronan ha preso la chiamata e se n'è andato senza aspettare. Spero che fai una brutta fine proprio, mi stai sulle balle dall'inizio. Gli ha fatto fare davvero un gran bel salto. E poi bababababam. Sette colpi al petto, ma non a bruciapelo. Ma non capisci quando devi finirla, Baxter? Ma li hai visti quei tatuaggi? Tutta quella merda da mafioso. Era un criminale, non un poliziotto. Vuoi vivere da ladro? Che e allora no, muori da proprio ladro. Mi sta sulle balle. Era uno di noi, coglione. Bravo. Ci sta tutto il coglione. Ok, abbiamo scoperto perché eravamo venuti qua. Beh, qua possiamo solo leggere il pensiero. Per fortuna non c'ero quando è successo. Quelli a cui lo racconto pensano sia una specie di film. Madonna, è un videogioco, diglielo. Ci sono quasi. Ok, non possiamo lasciare la zona. 5 su 8 indizi presenti, quindi mi manca ancora qualcosa. I proiettili, siamo a 6. I vetri, sì, ok, siamo a 7. Me ne manca uno. Mi manca un indizio. I ragazzi stanno facendo il possibile. Là ho visto tutto, qua ho visto tutto. Non penso che... qua non posso entrare, mi sa. Infatti diventa blu. Secondo me devo fare qualcosa qua con questi, ma cosa? Di qua dubito, infatti non mi fa andare. Devo concentrarmi sugli indizi.
Qua non mi fa fare più niente, solo abbandona. Condizione, la tua abilità nel condizionare le persone dipende dagli indizi che riesci a raccogliere durante le indagini. Ma non posso condizionare, però. Aspetta. Se riuscissi a calmarla, Non è che forse devo magari mi potrebbe condizionare lei? qualcosa. Eh sì, infatti, come farle confessare quello che ha visto veramente? Armi. No, penso senti la sigaretta. Killer. Vediamo. Secondo me dovrebbe essere questo. Sì, Sì. l'ho visto. L'uomo incappucciato. Là fuori. Guardava L'uomo lassù, incappucciato là fuori, verso guardava il lassù, quarto verso il piano, quarto credo. piano, credo, che è dal, il piano dal quale sono caduto. Caduta, insomma, sono il protagonista è morto. Beh, 8 su 8. Concludi l'indagine. Investigatore, obiettivo sbloccato. L'assassino è venuto qui per una ragione. L'assassino è venuto Ma qui per una quale? ragione, ma quale? Nell'appartamento deve esserci Per qualche forza, indizio. se lui è andato al quarto piano ci sarà un motivo. Questa è la porta ed è chiusa. Fantastico. È la mia Oh, un occasione. fantasma che esce. Devo seguire Stewart dentro il palazzo. Andato via. Ok. Ma è l'appartamento del quarto piano. Ehi, sergente, la vogliono sulla scena per crimine. Ricevuto. Beh, adesso non si esce più. Chi sei? Ehi, merda, vuoi farmi venire un altro infarto? Ma no, volevo solo. Per la miseria, era una domanda retorica. Forza, che aria sperduta. Dai un'occhiata in giro, guardati intorno. Ah, grazie. Nessuno te lo impedisce. Diamo un'occhiata in giro allora. Qua non c'è niente. Laundry, lavanderia. No, là c'è un fantasma. Qua c'è qualcosa. Svela. Figo. Sala è piena di segreti, esplorando a fondo persino un semplice pezzo di carta potrebbe. Vabbè, sono andato troppo avanti. Vabbè. Una tomba piena d'acqua. Ci sono 7 stufe. Per questo. Vediamo un po' cosa vuole Sono così Statizia. confusa. Se solo lo ritrovassi, almeno saprei cosa è successo. Ho guardato dappertutto. Cos'è che Perché sta l'ho fatto? farfugliando? E se non lo trovassi più? Se solo sapessi. Sembri persa. Non trovo più il mio corpo. So che mi hanno ucciso qui. Forse ti sembrerà Questo non sa assurdo, ma dov'è il suo corpo. mi Buono. sentirei molto meglio se sapessi dov'è. Sei un investigatore. Potresti essere la mia ultima speranza.
Sì, sono un investigatore. Sai chi è stato? Potrebbe aiutarci a trovare il corpo. Erano anziani. Vivevano nel palazzo. Ma il resto è un cosa po'... sono? Tipo delle missioni secondarie? Sai, prendevo un sacco di droghe in quel periodo. Direi che ti serve un investigatore. Vedo se riesco a scoprire qualcosa sugli anziani che vivono nel palazzo. Un omicidio misterioso. Ok, vediamo quello che possiamo fare nel mentre. Ehi, guarda che ti sentono parlare, tesoro. E questi simboli cosa sono? Tutte le volte che veniamo a trovare Jennifer, c'è sempre della brutta gente in giro. Quell'altro. Controlla. Informazioni sull'assassino. 1 su 39, bella madonna. Ok, non hanno rilasciato molte informazioni, però hanno detto di stare attenti. Dove dovrebbe giocare? In strada? Suscitare i morti. A proposito di morti, credo di aver sentito degli spari. Vorrei tanto che andasse a vivere in un altro quartiere. Speriamo non mi faccia domande. Si accorgerà che non lo sto ascoltando. È bravo, eh? Comunque. Ah, si può andare di qua. Ma siamo all'inizio. Mi sa. Sì. Torniamo indietro. Ok. Allora, qua c'è la lavanderia, quindi di fronte. Toh. Informazione sull'assassino. Leggete voi che io non ho voglia di leggerlo ad alta voce. Ok, se non ce l'avete fatta mettete in pausa. C'è un fantasma, però è andato via, fa paura. Ho un'altra stufa, ancora 5 per completare la storia. Saranno sicuramente dentro sto condominio. Cosa sanno della ragazza uccisa nella lavanderia? Oh, sono i vecchietti questi. Spiare dalla finestra. A che servirà mai? Beh, lo fanno tutte le pettegole, eh. Forse se smettessi di portargli da mangiare, alzerebbe la testa per vedere se ci sono ancora. Direi proprio che vanno d'amore d'accordo. Vediamo un po' se posso condizionarle. Quale indizio lo rinfrescherebbe la memoria? Finalmente un po' di pace. Tutte quelle feste. Come si fa a dormire con tutto quel caos? Sicuramente girava anche della droga. Walter era così stanco, quasi non ce la faceva guidare fino alla cava di Smigwick senza addormentarsi. Chissà dove ha trovato una tenaglia a quell'ora di notte. Almeno la musica è finita. Non è sospetta, la cava, la tenaglia. Beh, magari per nascondere il corpo. Tanto fanno vedere tutto in TV. Vediamo. No, un omicidio quindi di nuovo. Spero. Sì. Quella ragazza è crollata subito a terra quando Grace l'ha colpita. Ma è stata la vecchiaccia ad ucciderla. L'ha ammazzata per davvero. La vecchiaccia con i bigodini. Non ho mai visto Grace così fuori di sé. Grazie a Dio è tutto finito. Ora posso finalmente guardare la TV. Diglielo, no, magari di abbassare la musica. No, dovevano uccidere. Condizione, no, non c'è più niente. Vediamo se c'è qualche indizio. Svela. Giornale, ritaglio di giornale.
C'entra la cava? Sì, ma sarà come ho detto. Il corpo è nella cava. Sicuro. Oh, guarda, passo in mezzo alla cucina. Cosa fai ancora qui? Questa è la camera da letto dei vecchiacci. Mi sa proprio di sì. Concludi l'indagine. Però mi manca ancora un indizio. Anzi, due me ne mancano. No, niente, allora è meglio non provare a fare sciocchezzuole. Vediamo qui in bagno, non c'è niente. Qua abbiamo visto, non c'è niente. No. Cosa c'è qua? Pensili da giardino. Hobby o omicidio? Sono ancora più convinta che il corpo sia alla cava. Ok, adesso abbiamo tutti gli indizi. Mi sa. 5 su 5, sì. Allora, vediamo. Cos'è accaduto? No. Beh, la moglie l'ha ucciso. L'ha uccisa. Dovrebbe essere... sono proprio negata per queste cose. No, la moglie l'ha ucciso. Ok. E infine c'è il marito. Perfetto. Sepoltura. Quindi Grace non sopportava più i festini della ragazza e l'ha uccisa. La ragazza è stata uccisa dalla coppia che viene all'appartamento. Uno a l'infastidiva con le sue feste. Ha convinto il marito ad aiutare. Beh, come ho detto, parlarle, no? Ma comunque andiamo a riferirglielo. E mi sa che per il momento mi fermerò qui, onde evitare di fare video un po' troppo lunghi. Beh, almeno abbiamo visto un po' come funzionano le missioni secondarie, se così le posso chiamare. Vabbè ragazzi, andiamo a parlare con la ragazza e dopodiché niente, basta, ci vediamo alla prossima parte. Ciao ciao! Il tuo corpo non è qui, per questo non riesci a trovarlo. È alla cava di Smithwick, a circa 5 miglia fuori città. Ma perché l'hanno fatto? Li tenevi svegli con le tue feste. Erano così stanchi che hanno perso il controllo. Io pensavo facessero solo un sacco di storie. Non credevo che sarebbero arrivati a tanto. Grazie dell'aiuto. Non hai idea di che sollievo sia sapere la verità. Nessun problema. Sai una cosa? I poliziotti non mi sono mai piaciuti. Mi rompevano sempre le palle. Dicevano che mi stavo rovinando la vita. Non siamo mai andati d'accordo. Ma tu mi hai aiutato davvero. Magari se li avessi ascoltati, le cose sarebbero andate diversamente. Grazie ancora.